Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod e oggi siamo qui a casa nostra per fare una di quei colpi, cioè proprio una cosa pazzesca praticamente, visto che siamo riusciti l'altra volta, quando è stato? Tipo tempo fa, abbiamo fatto una specie di rapine e cose del genere. Stavolta faremo qualcosa di diverso, un rapimento organizzato contro Justin Bieber. Niente da togliere a quel cantante, solamente che quando vieni pagato alla fine le cose si fanno o no? Si fanno, sì, si fanno. E quindi, naturalmente, grazie a questa mod potremo rapire letteralmente le persone e nascondere dentro il bagagliaio. Per questo questa macchina così grande invece di questa qui, perché appunto mi serve un bagagliaio dove mettere l'ostaggio, diciamo. Perché dovremo tenerlo in vita finché non ci sarà detto di ucciderlo. Non so cosa fare. Intanto bisogna rapirlo. Quindi aspettiamo che. Innanzitutto vi voglio far vedere la mod. Perché naturalmente io recensisco e quindi voglio farvi vedere anche come funziona, giustamente. Infatti, ci serve per un veicolo stavolta. Ok, non c'è nessun veicolo, ma guarda che sfiga. Non ci credo, non ci sta nessun veicolo, ma guarda che sfiga. Assolutamente, ok, va bene. Ok, ecco, però, ecco, è passato questo qui. Allora, fate passare, madonna santa. Allora, ok, ora ne sono passate due mentre ho spawnato questo tizio. Allora, ragazzi, se noi ci avviciniamo possiamo, infatti, prendere il nostro ostaggio, vedete? Infatti l'abbiamo già legato e possiamo o liberarlo premendo spazio o prendercelo con noi premendo F. E noi ce lo portiamo con noi, naturalmente. Per portarlo in macchina ora bisogna ripremere di nuovo spazio, infatti vedete qua dentro, poraccia, non si può fare nulla. Però intanto, visto che non ci serve, lo mandiamo a mangiare in mezzo ai pesci, ok? Non so cosa farmene, sinceramente. Vai, ciao. O lo faccio affogare. È maledetto cane. Va bene, allora. Non so cosa farmene, sinceramente. Quindi lo butterò veramente nell'acqua, eh. Ok, dai, vediamo un po' quanto dura. No, l'ho mancato. No, ho proprio mancato. Va bene, ok, riprendiamoci. Che cavolo. Lascialo lì dentro. Ok, perfetto. Vediamo un po' che succede al personaggio quando, infatti, sta sott'acqua per troppo tempo. Mi sa che muore, sì. Lo vedo un po' stanco. Ok, è morto, perfetto. Sì, no, ancora vivo. Ancora vivo, come fa? Pazzesco, riesce ancora a vivere? Ce l'avrei fatta io. Wow, cazzo, non muore, ragazzi, si muove ancora, è ancora vivo. Guarda, ecco, ok, mi sa che ora sta affogando, sì, sì. Mi sa di sì, non lo so, boh, ragazzi, sopravvive, strano, ma vero, ma sopravvive. Wow, devo dirlo. Comunque, ragazzi, innanzitutto bisognerà andare appunto al concerto di Justin Bieber, perché è l'unico posto dove possiamo prenderlo. Infatti, meno male, ma proprio meno male che siamo lì vicini. E passiamo lì, cioè, nel senso che tipo, guarda, meno di un chilometro, perfetto, devo dire. E abbiamo la nostra macchinina. Il problema saranno le guardie, che naturalmente non è che lasciano scortare una persona così a caso. Bisognerà fare attenzione, ragazzi. Però intanto mi sento un po' meglio. Ok, dove devo andare adesso? Passiamo qui a destra. Ok, perfetto, no, nessun problema. Innanzitutto fatemi passare, grazie. Scusate, sorpasso sto tizio che non ce la faccio stare dietro. Passa a sinistra. Ok, va bene. Oh, ma qui si va per Vinewood. Proprio la scritta Vinewood. Boh, no, aspetta, è più in su. Boh, non so. Non rimembro, ok. Allora, siamo lì, siamo arrivati, ragazzi. Io la parcheggerei qui intorno, da qualche parte. Vediamo un po' com'è la zona. Allora, qua c'è un concerto, di quello che so. Infatti, vedete, c'è tutta la gente lì che sta saltando, ok. Allora, bisognerebbe trovare un posto dove parcheggia la macchina. E tipo, però ci serve per scappare, la fuga è importante. Quindi, vediamo un po' cosa possiamo fare. Il posto però è sorvegliato, vedo già la gente lì. Ah, Gesù, bisognerà fare attenzione. Intanto si è tagliato il biglietto, non si paga il biglietto. Noi, no, veramente, free, senza pagare il biglietto, ok. Allora, dove lo parcheggiamo sta affare, ragazzi? È difficile, però pensavo di lasciarlo qui davanti. Perfetto, ok, lo lascio lì, ragazzi. Non posso fare nient'altro, purtroppo. E qui non mi faranno passare di sicuro, quindi bisogna cercare di passare. Oh, cavolo, qua è tutto controllato. E io come cavolo fo? Ok, ragazzi, la piantina è difficile. Ora, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Allora, per entrare, qui è tutto chiuso. Mi sa che non possiamo farci sgamare facilmente. Qui, invece, però c'è un collegamento proprio di qua. Possiamo passare qua dietro, fare un agguato a qualcuno e magari prendere Justin Bieber, che non so dove dovrebbe essere, in mezzo. Però comunque daremo un'occhiata. E là c'è il palco, non si potrebbe neanche uccidere questo tizio qui, perché sarebbe troppo, cioè, appena vedono che è morto uno si preoccupano. Faremo con calma. Poi ce ne saranno altri. Va, oh mio Dio, lì c'è un casino di gente, ragazzi. Allora, facciamo attenzione, ok. Buona fortuna per noi. Non mostriamo nessuna arma, grazie, almeno quella. E prepariamoci, siamo proprio nel kit da professionisti. Taglio da persona normale, dai, non ci dico niente. Da hipster della Madonna. E una maglietta classica, un borsone che potrebbe essere, diciamo, sgamabile. Però comunque c'è gente che va in giro anche con le macchine, vai, con qualsiasi cosa. Quindi va bene. Siamo vestiti abbastanza decentemente per fare una specie di rapina. Se andavo vestito camuffato sarebbe stato stupido e piuttosto inutile. Quindi vediamo una cosa con un innesto. No, non abbiamo nessun innesto, davvero, no. Ok, mirino, compensatore, torce. No, non va bene, mi serve uno con... No, no, ragazzi, non abbiamo nessun... No, freno di bocca, munizioni blindate. No, c'è tutto, ma tranne quello. Ma Gesù. Io, ragazzi, vado di sterditore, mi sa, eh. No, ragazzi, bisogna vedere di andare di sterditore, perché non ho
nessun qualcosa di silenziato, niente, nulla. Freno di bocca, no, vi giuro, no, niente col silenziato, madonna. Allora bisognerà fare così, ragazzi, con calma, e passiamo qui dietro. Allora, non dovrebbero dirci niente, da qui non ci dovrebbero dire niente, perché c'è uno girato e uno di là. Sì, sì, vabbè, qui passiamo tranquillamente. Non solamente che volevo fare attenzione, allora facciamo attenzione così. Siamo qui davanti e tac, perfetto, grandioso, grandioso, perfetto, perfetto, ole. Ragazzi, no, minchia, ha sanguinato, ma che cavolo. Ok, allora bisognerà fare con qualcosa tipo una pistola. Però ragazzi, veramente non abbiamo neanche un... Oddio, nessun innesto da nessuna parte. Oh, silenziatore, perfetto. Ora sì che possiamo andare col silenziatore. E mo da dove si esce da qui? Oh Gesù, allora bisogna... Ah, allora si può passare da qui, mi sa. Possiamo provare a saltare da qui e uccidere subito il tizio, aspetta. Perfetto, e là ci sono altri tizi. E uno... L'ho mancato, madonna, l'ho mancato. Va bene, ok, buttati giù. Perfetto, ora bisognerebbe cercare di salire in qualche modo. Ok, qua c'è una scala, ne approfittiamo. Oh mio Dio, questo qui. Vabbè, li passiamo davanti, però non ci dovrebbero dare problemi. E da qui si fa la cosa. Tac, perfetto. C'è qualcuno qui? No, non credo. No, infatti, meno male, se no ci sgamavo. Allora, oh, è l'obiettivo. È Justin. Come mai è vestito da Michael? Va bene, non mi faccio domande. Cavolo, però è strano. Vabbè, non importa, non importa, non ci pensiamo. Allora, ok ragazzi, siamo proprio sotto Justin Bieber. Il problema è che non possiamo ucciderlo in nessun modo. Ti è, bastardo. Fermati, frena, frena, frena. Fermo, fermo. Abbiamo preso l'obiettivo, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo preso l'altro obiettivo. Madonna, abbiamo preso Justin Bieber. Perfetto, perfetto. Ok, l'abbiamo legato e ora lo possiamo portare via. Madonna, me lo portiamo via con una agilità pazzesca. Wow, guarda che figata, abbiamo preso un corpo. Grandioso. No, qui è chiuso. Oh Gesù, dove devo passare? Non me lo ricordo più. Oh no, devo fare il giro, ragazzi. Così però mi faccio sgammare subito, perché qui c'è tutta la gente. No, 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 non ci hanno visto. Non ci hanno visto, non ci hanno visto, non ci hanno visto. Dai, dai, via, 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 via. Ok, grandioso. Perfetto, allora qui abbiamo lasciato la macchina, vero? Sì, perfetto, perfetto, ok. Magnifico, adesso lasciamo il nostro tizio qua dentro. Oh, perfetto, Justin, ti piace stare qui dentro? Ne rimarrei per un po'. Ora bisogna trovare un posto dove, diciamo, lasciare la zona per evitare problemi. Dove potremmo andare per nascondere un cadavere? Ok, perfetto, abbiamo scelto di andare sul lago, ragazzi. Perfetto, il lago mi sembra un posto perfetto. Oddio, là c'è il tizio che si sta menando. Non si sono ancora accorti della morte del... Va bene, ok, ok. No, maledetto, che cazzo freni. Madonna, accidente, lo devo fare il giro. Gesù, devo fare un giro della madonna per andare in quel lago. E solamente lì poi dovremo vedere cosa fare. Se doverlo consegnare da qualche parte o doverlo uccidere. Perché naturalmente la questione è una cosa... Boh, non so come voglio... O come vuole che io lo uccida. Non so cosa voglio che io faccia. Quindi facciamo attenzione, passiamo qui davanti. Abbiamo rapito Justin Bieber. Ragazzi, ora bisogna scappare veramente. No, madonna. Oh mio Dio. Passa di qua, passa in mezzo, passa in mezzo. Oh cazzo, che cavolo fa questo? Vabbè. Ok, siamo saliti, passiamo a sinistra, grandioso. E qui è tutto chiuso, un accidente. Vabbè, io vado contro mano. Come ho chiuso male? Va bene, ok, non importa. Ok, stiamo salendo sulla montagna e da qui dovrebbe esserci il molo. Il molo, scusate, dovrebbe esserci. Ah, qua c'è la diga. Sembra distrutta da qui. No, ok, non è distrutto. Ok, no, sembra però, vabbè. Passiamo per la diga e vediamo un po' cosa si può fare. In altra considerazione, direi che bisogna fare attenzione. Siamo a 500 metri dal nostro obiettivo, va benissimo. Solo passiamo per di qua, non diciamo niente a nessuno. Sì, sì, tanto non c'è nessuno, ora è tardi. Quindi non c'è nessuno. Non so se la polizia è stata mobilitata, però ora dovrebbero starci a cercare. Però siamo già troppo lontani. Quindi è andato bene, è andato tutto a posto. A parte che tipo siamo passati davanti alla folla, veramente, con Justin Bieber sul braccio. Però vabbè, nessuno ci ha detto niente e quindi va benissimo, dai. Perfetto ragazzi, siamo arrivati e ora... Ah, Gesù, bisogna fare il giro del... Oh mio Dio, là c'è una barca, bisogna fare attenzione. Magnifico ragazzi, siamo fermi ora, perfetto. Prendiamo quella barca. Ok, ora bisogna tirare fuori Justin Bieber, perfetto. L'abbiamo fatto uscire in una maniera stranissima, però l'abbiamo fatto uscire. Ok ragazzi, abbiamo preso il nostro obiettivo. Ora cosa bisogna fare? Non ne ho idea. Sì, però una volta messo in mezzo al mare, ragazzi, siamo già in mezzo al mare, possiamo già farlo affondare quando vogliamo. Può tenere lì? Justin Bieber sì, riesce a tenersi, perfetto, ok. Abbiamo preso Justin Bieber, ora bisogna metterlo in mare, Justin Bieber. Però dove lo mettiamo? No, è scappato, oh cazzo. Ok ragazzi, con questi recuperi non potrebbero più prenderci da qui. Siamo nel posto più veramente, guarda, da qui si vede la Maze Bank, guardate. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati. Ok ragazzi, siamo arrivati, abbiamo Justin Bieber. E ora cosa bisogna fare col tizio? Ok, l'acqua è abbastanza profonda da quel che sembra, quindi possiamo anche buttarlo. Ho bisogno solamente di una conferma e poi lo butteremo qua sopra. Ragazzi, facciamo il nostro dovere, dai. Ok, è buttato giù, perfetto. Non importa se la mail non c'è arrivata, tanto ce lo diranno subito. Ragazzi, abbiamo ucciso Justin Bieber, grandioso. Ottima battuta, diciamo, ottima cosa. Ma perché proprio qui nel lago? Poi, cioè, alla fine questa qui è una diga, cioè, perché proprio qui? Che poi, ragazzi, cioè, questa qui è solamente la prima della scorta di un personaggio famoso. La prossima volta vorrei uccidere Donald Trump, se fosse possibile. Fare un rapimento di Donald e portarlo, non so, da qualche parte. Una morte veramente interessante. Questa qui è una morte veramente bruttissima,
morire affogato. Tra quelle peggiori dovrebbe essere morire infuocato o morire affogato. Quindi c'è, cioè, in una delle due è, c'è rimasto secco, tranquilli. Però è veramente la cosa peggiore, secondo me. Quindi sì, è stata una morte piuttosto non rapida, eh. Cioè, alla fine non è che mi hanno detto, deve soffrire, ok, non lo torturiamo, però lo uccidiamo piano piano. E ci ha pensato Acqua. E magari pianificare un altro omicidio. Sì, però su commissione, perché c'è comodo per i soldi, per via di tutto, ragazzi. Pensando a voi, io non ve l'ho mai detto, però secondo voi perché abbiamo così tanti soldi? Ci siamo andati da fare, ok. Mi sono divertito. Il problema non sono i soldi, ne abbiamo già abbastanza. Però comunque, chissà se magari ci capiterà di fare un investimento così grande che dovremo per forza tornare al lavoro, all'opera, tipo questo lavoro che si è fatto adesso. Ora bisognerà buttare anche il nostro SUV, qualsiasi veicolo che è venuto a contatto con la nostra pelle. Ok, ha preso fuoco la macchina, grandioso. Magnifico, magnifico, ragazzi. Ah, perfetto. Quindi niente, ragazzi, abbiamo finito. Questa volta è stata veramente interessante. Comunque vedremo in futuro che altre cose ci daranno da fare, no? E dai, ok, tanto ora esploderà di sicuro. Oh mio Dio, se devo fare tutto, meglio non tornarci da qui. Ok, perfetto, ragazzi. Video di oggi finisce qui. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao.